Off-Road Arena, dove oggi comincia il Jeepers Meeting, ma oggi c'è anche un evento molto particolare, la presentazione del nuovo pneumatico BF Goodrich Mud Terrain KM3. Valerio Sonvilla, responsabile prodotto di BF Goodrich Italia. Valerio, questo nuovo prodotto come disegno di battistrada sembra un po' simile al precedente KM2, che era già considerato un ottimo prodotto. Quali sono le novità? Sì, allora, diciamo che vedo come papà delle differenze che magari da fuori sono meno visibili. È un po' come se fosse il mio bambino e quindi per me le differenze sono evidenti. Diciamo che rispetto alla generazione precedente è stata aumentata la robustezza, la trazione, sia su roccia asciutta e bagnata che su fango, e anche la silenziosità, il comfort su strada. Questo è stato reso possibile principalmente da due cose che non si vedono. E quindi uno sono i materiali che compongono le mescole e l'altro è la carcassa, che è sempre un 3 tele carcassa radiali, però in questo caso sono state rinforzate, quindi i materiali che li compongono sono migliori rispetto al KM2. Andando ad analizzare un po' il pneumatico, a cosa possiamo attribuire, oltre ai materiali, questo miglioramento che c'è stato nelle prestazioni? Prima di tutto la spalla. La spalla è più massiccia, più ricca di mescola e con tasselli maggiormente sfalsati. Questo permette un maggior aggrappamento nel fango per uscire dalle fangaie. Per buttare il fango che rimane nell'impronta al suolo ci sono queste barrette chiamate fangofobiche, che quando l'impronta al suolo lascia la fangaia spingono verso l'esterno il fango che resta nell'impronta al suolo. Per quanto riguarda la trazione sulla roccia, ripeto, i materiali sempre importantissimi, però abbiamo anche questa forma di tasselli che offre la stessa aderenza in tutte le direzioni. E la forma dell'impronta al suolo, quindi questo andamento sinusoidale, oserei dire, permette di appoggiare i ramponi al suolo con costanza e ridurre la rumorosità di rotolamento. In questo senso avete fatto progressi notevoli, perché la silenziosità penso sia a livello top per un pneumatico da fango. Sì, diciamo che ce l'hanno un po' rimarcato tutti gli appassionati che l'hanno provato, anche ieri in questa sede, anche Michi Biasion, che abbiamo avuto l'onore di avere tra i nostri testimoni, l'ha confermato che è un pneumatico veramente, veramente silenzioso nei trasferimenti stradali, che restano per tutti gli appassionati un passaggio fondamentale per raggiungere poi i terreni fuori strada. I primissimi che hanno potuto provarla ci hanno evidenziato una sensazione di una mescola più morbida rispetto al dei tasselli rispetto al KM2. Lo confermi? Allora, parlare di mescole morbide e dure è sempre qualcosa di piuttosto complesso. Diciamo che parliamo di un modulo della mescola differente. E quindi la mescola lavora a delle frequenze molto elevate che non sono percepibili solo con il dito andando a toccarle. Quindi questa è una mescola nuova e quindi ha un modulo differente rispetto alla generazione precedente. Ci sono novità anche dal punto di vista diciamo commerciale, a livello di misure? Sì, queste sono le novità forse più importanti, perché io come tecnico vedo più la tecnica, però poi certo, I nostri appassionati vogliono sapere quante dimensioni facciamo. Ebbene, entro il 2019 raddoppieremo rispetto al KM2 il numero di dimensioni disponibili, quindi ce ne saranno 42 che copriranno il 75% del mercato. A partire dai 15, che sono sempre più rari, sì, dai 15 a partire pollici, dai 15 fino ai 18, quindi più le misure americane. Perfetto, grazie. Prego.
siamo in compagnia di una leggenda del motorismo italiano. Tutti sanno che Miki Biasion ha vinto 2 volte il campionato del mondo rally con la Lancia, ma forse non tutti sanno che ha anche notevoli trascorsi fuoristradistici. Miki. Sì, 2 coppe del mondo nel fuoristrada, nel 98 e nel 99, e poi 10 Parigi-Dakar, quindi un'esperienza notevole anche nel settore del fuoristrada, del tout-terrain, che mi ha dato delle soddisfazioni veramente anche lì molto, molto importanti. Con quali mezzi? Ho corso sia con i camion, con i Beko, sia con i fuoristrada. Sono stato pilota ufficiale Mitsubishi per 4 anni. Il miglior risultato è stato un secondo alla Parigi-Dakar del 2003, quindi veramente ho spaziato sia dall'automobile che dal track. Oggi, da testimonial di BF Goodrich, hai avuto l'opportunità di provare in anteprima questo nuovo prodotto, il KM3. Sì, proprio sono reduce da una trasferta americana, dove i confini tra California e Nevada sono stato calato con un elicottero in una vallata nel Rubicon Trail, dove ho trovato delle vetture con questi nuovi KM3 di BFG. E lì per 2 o 3 giorni ho vagato in queste foreste, in queste pietraie, ed è stata un'esperienza eccezionale perché ho potuto provare il prodotto sia in condizioni difficilissime come asperità del terreno, sia nel fango, sia nella roccia. E devo dire che però la sorpresa più grande è stata che, dopo aver, come dire, goduto delle prestazioni fuoristradistiche, quando siamo rientrati a valle per una strada asfaltata, ho trovato un pneumatico estremamente confortevole e silenzioso, cosa che non mi aspettavo, perché avendo sempre corso BF Goodrich nel fuoristrada, quando si doveva fare qualche trasferimento asfaltato era veramente impossibile parlare col navigatore proprio per la rumorosità dei pneumatici. E questo nuovo prodotto mi ha stupito per la silenziosità anche su fondi non proprio fuoristradistici. Quindi sembra un po' la quadratura del cerchio: ottenere un pneumatico con un grande grip, grande trazione, ma anche silenzioso, abbastanza silenzioso, insomma. No, è proprio silenzioso. Diciamo che rispetto allo stesso prodotto, il KM2, è stato fatto un notevole salto di qualità, quindi hanno lavorato molto bene sicuramente sulle mescole e sul disegno del battistrada, che lo rendono particolarmente performante ma anche confortevole. Bene, grazie Miki, ti vedremo impegnato in qualche altro evento fuoristradistico prossimamente. Ma gli anni passano anche per me, quindi un po' abbandonato le velleità agonistiche, però se avessi l'opportunità qualche garetta la farei ancora. Grazie, alla prossima. Grazie a voi.